Massimo Baranciani, il presidente di Storia e Nazione, ha invitato oggi qui alla Chiesa dell'Annunziata, giovedì 24 novembre, una punta di diamante del pensiero filosofico nazionale, il professor Diego Fusaro. Dottor Baranciani, perché questa scelta? Perché il tema che verrà trattato questa sera dal professor Fusaro, che è ascrivibile appunto all'identità di una nazione, si sposa, si coniuga molto bene con la filosofia della nostra stessa associazione, che è tesa a promuovere le nostre tradizioni culturali, il nostro patrimonio, ma in senso evolutivo, dinamico e non statico. Quindi riteniamo che sia la cornice migliore dove inserire le nostre tematiche. Abbiamo iniziato l'altra volta con la vita di San Francesco, abbiamo avuto sicuramente un qualcosa che ci ha lasciato anche, diciamo, stupiti ma contenti, molto felici, perché abbiamo avuto veramente un gran successo. Stasera avevo detto che c'era una sorpresa, siamo riusciti ad avere con noi il filosofo Diego Fusaro e quindi ci aspettiamo sicuramente anche stasera un bel risultato e ne siamo contenti. Si prova a ragionare sull'essenza dell'identità, su cosa significhi la parola identità, oggi molto vituperata e tuttavia una parola fondamentale della filosofia e anche una parola fondamentale per comprendere la storia stessa del nostro paese, la travagliata storia dell'Italia e della sua identità. Quindi il concetto di identità deve essere rimesso in auge dopo tanta critica e tanta spietata messa in discussione che ha avuto negli ultimi tempi. Il mio legame con l'associazione è di tipo anzitutto di amicizia, di condivisione della passione per la cultura intesa come non semplice conservazione ma come innovazione, ecco, un tentativo di innovare conservando e di conservare innovando. Questo mi lega all'associazione che sta svolgendo un lavoro davvero eccezionale sul territorio e che sta provando a resistere, come è giusto che sia, alla barbarie nichilista che ovunque avanza distruggendo cultura e identità. Noi abbiamo il dovere di resistere riaffermando la cultura e l'identità.